Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo su Fallout, su Fallout stavo dicendo, su Final Fantasy VII. Lo so, voglio riprendere Fallout 3 e anche il 4, ma per ora giochiamo un pochettino a Final Fantasy. Allora, come vedete sono arrivato al livello 20, ho fatto un po' di allenamento, manca pochissimo al livello 21, adesso vi faccio vedere che oltre alla parte esterna, dove potrete livellare tranquillamente, il metodo migliore, più sicuro, quello che consiglio a tutti voi, è andare qui, in questa parte, o qui dentro, o anche qui, su questo ripiano. Fate un paio di passi, come sto facendo io, e potete arrivare tranquillamente anche a livello 25. Io sono arrivato a livello 21 con questo combattimento. Utilizzo spessissimo la magia matra, che vi ho spiegato come si ottiene uscendo da Midgard. C'è un robottone che la lancia non appena ha pochi HP, ed è una tecnica nemica veramente devastante. Fa danno non elementale ed è adatto per eliminare questi insettucci. Oggi proseguiremo su Union Town. Io l'ho sempre chiamata Union, non so perché, l'abitudine. Ho 20.000 gil, che per chi non lo sapesse sono le monete di gioco. Quindi adesso facciamo un altro combattimento. No, scendi. Devo farvi vedere quali sono i mostri migliori. Vediamo se riusciamo a trovarli adesso. Non c'è bisogno di fare ogni volta la spola Mithril Cave Union Town. Ok, magia matra, rapidi e veloci, non ci fanno molto danno e vi serve livellare, lo capirete fra poco. Ce l'abbiamo fatta? Sì. 3724 punti, sono all'incirca 15 incontri che dovete fare qui dentro. Quindi basta andare qui ragazzi e con molta tranquillità salirete di livello veloce veloce. Io ho sprecato soltanto un etere e alcune gran pozioni che si droppano lì dentro e ne ho 20. E le gran pozioni non usatele, vi serviranno. Ho anche sistemato un pochettino, ok, i tasti. Come vedete adesso sono come quelli della PlayStation 1, tranne per l'analogico. Però vabbè, so dettagli. Anche questi nemici sono buoni, però non conviene. Allora, questo nemico non può essere attaccato fisicamente perché vola. Ma c'è un trucchettino. Utilizzando la materia a lungo raggio siete a posto. E non appena otterremo una materia importante vi farò vedere come si ottiene la sua enemy skill. Ok, guardate. Per ora che sta per terra lo potete attaccare senza la materia a lungo raggio. Quando vola no, però se avete quella a lungo raggio sì. Due gran pozioni non ci fanno schifo. Allora, guardate le materie che ho messo. Tecnica nemico, lungo raggio, cura. E queste due le ho scelte così ragazzi. Qui potete mettere quello che volete, anche Schiacciocomo che vi dà fortuna più uno, però vabbè. O scan, ma francamente non ne vedo l'utilità. Quella importante è cura, vi curate. 774 punti vita che ci faranno comodo. Andiamo qui. Oh, finalmente i comandi sono come voglio io. Quasi del tutto. Devo ancora perfezionare qualcosa, ma vabbè, so dettagli. Entriamo a Union Town. Qui avete la vostra casetta per riposare. Belli, tranquilli e freschi. Perché oggi dobbiamo andare da un'altra parte. Quindi io innanzitutto seleziono il mio piccolo timer sbarra smartphone. Siamo stati curati. Parliamo qui. E uscirà la ragazzina che abbiamo salvato.
e ci donerà un oggetto veramente importante. Ok. E acqua passata, siamo in tema. Vi darò una cosa speciale ed è veramente utile. E ci dà la materia Shiva. Un'ottima evocazione che ci servirà più avanti. Io spero che non mi segnalino le musiche, ragazzi, perché ci tengo troppo a farvele ascoltare. Cioè, il gioco è... ha un comparto audio veramente spettacolare. Ok. E anche noi dobbiamo attraversare l'oceano. Ok. Quindi come potremmo fare per salire nel piano superiore visto che l'ascensore attualmente non funziona? Con l'aiuto di Mister Delfino. Adesso voglio vedere se i miei personaggi sono tutti a livello 20 perché mi servono a quel livello, ragazzi. Ok. Adesso andiamo a salvare. C'è un altro minigioco. È pieno zeppo di minigiochi che non sono per niente noiosi o stressanti. Tranne quelli dei Chocobo che sono un pochettino ripetitivi. Ma vabbè, è un fattore opzionale. Ok, qui tutti ci prendono in giro. Siamo pronti, dobbiamo poi sistemarci le materie. Ma attualmente non ci serve. Come ho detto nel precedente video, qui c'è un minigioco veramente interessante e importante, ragazzi. Ci permetterà di ottenere degli oggetti che ci servono. Ok. Ci dà il fischietto. Usa il fischietto per chiamare il delfino. Ok, è abbastanza semplice, rudimentale. Ok. Facciamolo. Ok, vediamo se ce la facciamo, non dico al primo colpo. Dai. Quasi. Ok, ci siamo fulminati, però vabbè. Che avete visto un fail epocale. E dai. Adesso. Ok, siamo arrivati. Perfetto. Non è difficile, è proprio una cosa facile facile. Adesso partirà un bel filmatino. E questo è l'Highwind, il dirigibile personale del presidente della Shinra. Ok, e siamo qui. Intanto il mio personaggio si muove da solo, vabbè, il joypad oramai ha i suoi anni. Apriamo questo scrigno. Non è uno scrigno, è un pulsante. E adesso ci andremo a divertire. Sono scappato per un soldato.
Allora, qui dobbiamo fare una cosetta adesso. Qui si può salvare. È un attimo, è il joypad che fa schifo. Avremo problemi con il minigioco che avverrà fra poco, quanto una casa. Ok, cambiamoci. Esatto, come i vecchi tempi. Ok. Adesso qui partirà questo breve tutorial, io ve lo farò vedere. Ok, pure cantando ce la fanno vedere. Ok. Spettacolare, ragazzi. Va bene. Poi ora dobbiamo premere soltanto ok, almeno per ora. Ok, voglio vedere se riesco a salvare. Ma credo proprio di no. Adesso ci metteremo per la parata. Questo minigioco possiamo anche farlo male, tanto alla fin fine, ragazzi, io non l'ho mai fatto bene. Sperando che adesso che sto registrando vada meglio. Allora, dobbiamo immetterci e marciare. Ecco, questo è tutto. È abbastanza rudimentale, però. Vediamo se riesco a salvare. Ok. Farò un punteggio schifoso, però vabbè, ragazzi, sti minigiochi è ciò male. Forza, vediamo se ci riusciamo. Cioè, dovete tenere in conto che in questo gioco non c'è non c'è la voce dei personaggi. Eppure il gioco ha riscosso un successo veramente spaventoso. Nessuno dei Final Fantasy per PlayStation 1 e NES oppure prima della PlayStation 2 nessun Final Fantasy aveva il doppiaggio dei personaggi. Eppure hanno spopolato. Quindi, anche se manca un elemento che oggi è essenziale per ogni titolo, se il gioco è fatto bene, anche delle semplici linee di dialogo possono fare la differenza. Ok, imboschiamoci qui, non possiamo andare altrove, almeno per ora. Adesso parte il minigioco, come vedete c'è l'audience TV e noi dobbiamo fare quello che ha fatto questo soldato e premere ok, niente di particolare. Ma migliore è l'audience, migliore è il premio che otteniamo. Ok, aspettiamo. Dai. Dai, perché non si muove? Questo non l'ho capito. Dai, ok, mettiamoci qui. Vabbè. Ogni volta è così, ragazzi, ma alla fin fine non me ne frega niente di... Sei etere, vanno benissimo. Se fate un punteggio altissimo vi danno 5.000 gil, ma io già ho provveduto onde evitare di rifare sempre la stessa parte tramite il mio
Come cavolo si chiama? Il mio farming. Il prossimo minigioco è quello importante. Lo dobbiamo fare bene. Allora, in questo video voglio riuscire, voglio raggiungere l'altra sponda dell'oceano, quindi. Ok. Voglio vedere se riesco ad acquistare qualche arma prima che ci imbarchiamo e prima del prossimo minigioco. Perché ci hanno picchiato, non so il motivo. Riprendiamo, ragazzi. Ok. Stanno parlando di Sephiroth. Oh. E adesso noi la ramanzina. Cioè, eravamo dei soldier. Ok, questa è la parte più importante, ragazzi. Perfetto. E qui entrano in gioco loro. Perfetto. Questo è il minigioco che vi interessa di più, ragazzi. Non è essenziale farlo bene, però se lo fate è meglio. Come vedete ci sono dei tasti, ok, cancella, menu, cambio. Poi c'è sinistra, destra, non sono difficili e sono un po' seccanti. Ok. Ok, ricordo tutto, ho capito. Adesso ci fanno scegliere la pose e siamo tutti contenti. Ok, siamo troppo pro, però andiamo avanti. Ok, adesso dobbiamo salvare e farla bene questa parte. Perché in questo minigioco possiamo vincere una materia, che è importante, un accessorio e una spada. Salvo qui. Però io dovrei comprare alcune cose. Ok. Adesso possiamo girare liberamente per tutta la Yunon Alta. Come vedete c'è anche il bar dei Tarks. Adesso ci andremo. E qui c'è un negozio di armi. Vediamo se hanno le armi migliori. Allora c'è una spada che potrebbe servirci. Allora, questo lo acquistiamo. Crescita normale. C'è anche crescita doppia, però sono materie singole e sono un po' più seccanti. Atomic Scissor. Dalla lunga di... credo che sia dalla lunga distanza, non lo ricordo.
Acquisto anche questa. C'è anche il boomerang, perché è possibile ottenere un personaggio secondario anche qui, però no. Allora, vediamo come possiamo fare. Io sono indeciso se acquistare la spada. No, acquistiamola, sti cazzi, tanti soldi ci sono. E la equipaggiamo. Perché ci serve? Possiamo aggiungere una materia. Io aggiungerei... No, questo non l'aggiungerò mai. Perché è possibile utilizzarla, se non sbaglio, una sola volta, credo. Oppure consuma... Non lo ricordo, francamente. Va bene, vabbè, qui ci sono questi dialoghi che attualmente non servono. Possiamo anche uscire. Ci sono delle materie importanti invece da acquistare nel negozio precedente. Cioè, io cerco di darvi un'infarinata. Ok. Scanner l'abbiamo, sigillo prendiamola perché non ne abbiamo, ce l'abbiamo, ne compro un'altra, risana equipaggiata e vita, vita è importante ragazzi, dovete acquistarla. Così abbiamo anche le materie. Qui cosa c'era? Facciamo un'esplorazione per ora. Gran pozione. Per ora non ne acquisto. Anzi, facciamo una cosetta, altrimenti non voglio rimanere fregato. Allora, mi servono. Faccio così e buona... E dai, cazzo! Io non lo sopporto. Allora, ne acquisto il massimo e sti cazzi. E vado a salvare un altro slot. Almeno questo è l'equipaggiamento base che vi serve per affrontare la prossima sezione di gioco. E adesso ve la mostrerò, perché è una sezione veramente importante. Poi ci sono altre zone da visitare, però non sono necessarie. Ok, vabbè, area Union possiamo anche toglierla. Ok, vediamo adesso dove andare. Daremo un'occhiata veloce veloce a tutti i luoghi che ci sono qui e poi basta. Poi se ho dimenticato qualcosa da acquistare. Qui dovrebbe esserci un altro negozio, no. Allora, qui dovrebbe esserci un qualcosa. Allora, questa zona è soltanto adesso. La potete visitare perché, se non sbaglio, abbiamo la divisa. Ed è tipo... E dai. Un mega tutorial. Un'altra materia tecnica nemica importantissima. Qui vi spiegano veramente tutto. Metodi efficaci, ma... Non è necessario. Basta così, c'è di tutto. Ah, per la cronaca, ho sbloccato anche un'altra limits. Guardate qui quanto c'è. Se dialogate con tutti questi personaggi, veramente siete... A parte che avete una pazienza della miseria. Adesso saliamo e prendiamo qui fosforo, che aumenta. Allora, pelle dura, come vedete, sono degli oggetti che aumentano spirito, vitalità e tutto il resto. Io francamente non ne vedo la necessità, almeno per... Il soldatino fa parte di un set di 1 su 24 di soldati, però non li ho mai raccolti. Cioè, non so se ci sono tutti, però poi boh. Steroidi aumenta la forza.
pelle dura, la difesa e così via. Ecco, lui ha il nostro stesso sogno. Vuole entrare nella milizia. Va bene, abbiamo preso questo. Andiamo avanti. Qui invece, dove sto andando adesso, in questa zona, quando avete il vostro gruppo e siete di un livello pari al 30, cominciate a suonare questo allarme. Qui potete suonare l'allarme e combattere. C'è la Darsa e il reattore Mako Subako, questo è importante. Allora, quando qui voi avrete il vostro gruppo tutto completo, qui appariranno dei soldati, voi premete il tasto, cominciate a girare per il farming e spawneranno nemici veramente devastanti. Vi dico solo che io nel primo CD raggiunsi il livello 60 con questo trucchettino. Quindi, ce la potete fare anche voi. Qui ci sono i Tarks. Ok, che sono tutti arrabbiati. Dovrebbe esserci un altro punto di salvataggio qui vicino. Perfetto, perfetto. Questo è il classico hotel. Mi dispiace che sia così noiosa questa parte, ragazzi, ma è meglio che vi faccio vedere tutto. Che la prossima sezione è divertentissima. Va bene. Va bene, interessante. Le classiche materie. Ma non ci servono. E questo cosa vendeva? È ovvio, ci sono le signorine. Tenebre e sonno. Tenebre e sonno. Mi sa che servirebbe acquistarli, però. Vabbè. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ok. Qui cosa c'era? Adrenalina, a parte questi quattro oggetti. Poi non è che ci sia chissà cosa. Un altro soldatino. Va bene. Mi dispiace che sia veramente così noiosa questa parte. Qui vendono delle armi. Però non so se vendono anche. Se non sbaglio vendono le armi vecchie, infatti, quelle più scarse. Va bene ragazzi, adesso possiamo andare avanti. Fatemi controllare il programma di registrazione. Perfetto. Non ho molta fretta, vi spiego il motivo. Il video di prima è venuto breve appunto per questo motivo. Volevo arrivare soltanto a Yunon Town e poi livellare per conto mio. Adesso che sono a un livello veramente ottimo, posso fare gameplay più lunghi. Ok. Adesso inizia il difficile. Arriva il presidente e noi dobbiamo fare tutto bene. Sperando che ricordi i tasti. Sì, ma qui sta andando male.
Vai. Ah, ho sbagliato, cavolo. Perfetto, ce l'abbiamo fatto. Se non erro, ho preso il premio massimo, più di 90 punti. Dovrebbe essere la spada. La materia era l'HP Plus, che aumentava del 10% gli HP. Potrebbe essere utile come il pane, ma la prenderemo dopo. Dai, dammi la spada, dannato grassone. Perché servirà tantissimo. Il Force Stealer, la spada. Va bene. E adesso c'è una delle parti che veramente vi fanno impazzire di questo titolo, ma in senso molto positivo. Perché è una parte che è divertentissima. E adesso ci imbarchiamo, ragazzi. È stato un peccato che ho acquistato due spade, però vabbè, ragazzi. Come vedete c'è il nostro compagno nascosto lì dietro, dietro al motore. Ah, perfetto. Naturalmente noi non li seguiremo e andremo da un'altra parte. Sì, certo, sto arrivando per le pulizie. Via. E qui, ragazzi, c'è una delle musiche veramente più divertenti di tutti i giochi. Starò zitto per farvela ascoltare. Se non sbaglio comincerà non appena adesso inquadreranno, zoomeranno sulla barca. Sulla nave, scusate, per chi. Spettacolo. Ok, vediamo cosa c'è qui. Una materia omni importante. No, ma dai, poverino. Bullismo. Ok, diciamoci che ce la portiamo. Cioè, ditemi voi se questa non è una delle musiche più divertenti che abbiano mai creato. Okay, andiamo a parlare. Sempre se ha intenzione di salire. Qui dovrebbe esserci Tifa. Ok, io abbasso perché ok che la musica mi piace. Va bene. Ok, questo è... Diamogli ragione. Adesso dobbiamo scendere. Prima parliamo con tutti i nostri colleghi. Lui è un venditore. Per ora facciamo così. Non abbiamo nemmeno soldi. Siamo proprio dei pezzenti. Anzi, prima di salvare parliamo con lui. Il leoncino. Esatto.
parliamo anche con lui. Ok, qui salvate ragazzi dopo che, perché veramente ci sarà l'inferno. Questa è una delle parti che quando l'ho giocata la prima volta mi fece impazzire. Adesso dobbiamo andare a parlare con Iris. Dopo che è parlata con lei, quel soldato che ci impediva di andare avanti andrà via e noi andremo a vedere il nostro Barrett vestito da marinaio. Mamma mia, cosa trash, però vabbè. Ok. Va bene. La musichetta divertente, ragazzi, dura poco, cioè il tempo che fate queste quattro cavolate. Quindi come vedete non è troppo invasiva, cioè a momenti. Cioè già dalla musica voi capite che cosa vi aspetta e a cosa andate incontro. Lasciate stare le mie chiappe secche. Ok, salviamo di nuovo e dobbiamo fare il party. Sistemare le materie e terminare questa sezione della nave cargo che è veramente seccante. Qui potete anche livellare, ragazzi, quindi. Riuniamoci col gruppo. Sephiroth, sì. Ok, andiamo a cercare Sephiroth, però prima facciamoci il gruppo. Io per ora voglio loro. Sono livello 18, noi 21. Mi vanno benissimo loro. Ok. Cominciamo a sistemarci adesso tutto l'inventario. Materia. Allora, questo è un problema. Lungo raggio lo possiamo lasciare, però io preferisco. Allora, il prossimo boss che affronteremo è veramente un dito in quel posto. Allora, tecnica nemica, va bene. Cura Omni, va benissimo lei. Copri, no. Assolutamente Copri non la voglio. Potrei lasciare a lui, che mi dà vitalità più 1. Più 1%, no, no, più 1. Poi cura, va benissimo. Elementale fulmine, fulmine potrei anche toglierla. Cura e antidoto, va benissimo. E anche vita, ragazzi, perché sì, però ci toglie forza 2 e francamente potrei anche affrontarlo così. Lui ha fuoco e terra. Allora, antidoto sì, può servire. Scan va benissimo. Ruba va bene. Fuoco. Non ricordo se era debole al fuoco. Il prossimo boss. Allora facciamo così. Faccio un altro scambio. Metto cura a Barret. E noi abbiamo attacco elementale fuoco. E va bene così. Poi esca Chocobo, la do anche a Barret. Adesso poi sistemo le armi. Tutte e tre devono avere cura. L'importante è questo, che tutte e tre abbiano cura. Iris ha fuoco e ghiaccio.
No, ma ghiaccio non credo. Non ricordo se era fuoco o ghiaccio quello che gli faceva più danno. E questo è un problema. Allora, facciamo così. Gli diamo ghiaccio e andiamo sul sicuro. Shiva, non ricordo se se potevo utilizzarla soltanto una volta. E la do a Tifa. Scan, la tolgo e metto lungo raggio. Dov'è il lungo raggio? Che non la trovo. Eccolo qui. Cura la mettiamo qui. Tecnica nemico qui. E diamo un Omni per sicurezza. Protegge gli alleati se attaccati. Non è che ci serve particolarmente, però. Ok. La materia. Ok. Barret lo lascio per ora in prima fila. Cambiamo le armi e siamo a posto, ragazzi. Potrei anche mettere. Protegge contro veleno. Ok. Veste di difesa, vitalità più 10. Spirito no. Dammi. Facciamo così. Dammi. Pugno di ferro. Veste di difesa. Ok. Possiamo mettere altre materie, tra cui. Scan lo abbiamo? No. Mettiamo scan. Veleno non serve, ragazzi, ve lo dico prima. E dammi anche. No, vita veramente consuma un botto. Diamolo a lui. Può servire. Perché voi. In questo momento state pensando, ma perché sta facendo tutto questo trambusto? Cosa c'è più avanti? C'è veramente un dito in culo, ragazzi, ve lo dico proprio chiaro e tondo, senza fronzoli. Le pozioni oramai sono completamente inutili. Cominciamo benissimo. Vabbè, ragazzi, non è che. Ok, ho fatto bene a mettere. Come vedete, già fanno attacchi seccanti. Fira, Ice livello 2, Blizzara sono veramente delle torture. L'importante è fare danno a bestie, ragazzi. E questo è anche un ottimo luogo per livellare. No, non voglio usare le limit. Almeno per ora. Ma se mi ammazzi. Allora, la magia ignora se siete in prima o in seconda fila. Quindi. Vediamo quanta esperienza riesco a fare. 320. Adesso non ricordo una cosetta. Qui non ci attacca nessuno. Diciamo stanco. Cosa ci dà? Ah, recuperi punti vita e magia. Quindi pagando 250, ragazzi, potete curarvi. Quindi ho anche un ottimo posto per livellare. Però, vista la difficoltà dei nemici, è un po' seccante. Ecco. Adesso livelliamo. Vediamo quanti soldi riusciamo a prendere. Ah, vabbè, ci sono. E dai, però ecco. Se dobbiamo cominciare così ci apre nel culo. Forza. L'unico modo per svegliarsi da un attacco sonno è un attacco fisico. Oppure il limite, questo non lo ricordavo. Oh, ne manca uno solo, ragazzi. Vediamo di non farci colpire. E dai.
Abbiamo missato il coso perché ci servivano gli occhiali, uno dei premi che... Gli occhiali da vista, se non sbaglio. Ok, livello 19, 21, spero di farcela. Collirio serve appunto a togliere lo stato cecità. Le pozioni le utilizzo soltanto per queste cose piccole, ragazzi, non è che servano a chissà che. Allora, vado a prendere questa cosa subito subito, sperando che non mi devastino. Wind Slash dovrebbe essere un boomerang. Vediamo. Tagliamento. È un boomerang. Dai, cazzo, li odio, ragazzi. I combattimenti dentro la nave li odio. Oh, finalmente i tasti funzionano. Sono riuscito a prevenire. Proviamo questa abilità. È la nuova limit. Guardate che carino. Dovrebbe fargli quasi 1000 di danno, infatti. E adesso vi faccio vedere l'evocazione. La polvere di diamanti. Cos'è? Crystal dei Cavalieri dello Zodiaco? Peccato soltanto che abbia problemi con l'analogico, ragazzi. Altrimenti veramente facevo molto male. Consuma un botto di mana questo attacco, però fa un botto di danno. E infatti. Quindi credo proprio che adesso utilizzerò un etere. Si fanno anche molti soldi. Cazzo, però. Potrei fuggire, però. Dai, andiamoci così. Però rompono le... L'attacco sonno e cecità è veramente... Vabbè, lo copri. Ok, facciamo molto male, questo è poco ma sicuro. Perché appunto questa è un'arma che... infatti ho dimenticato a mettere la spada. E infatti. Come vedete, crescita doppia. Però dobbiamo sacrificare una materia. Qual è? Togliamo copri. Adesso facciamo molto più male. Qua cosa c'è? Ghiaccio elementale. Non posso utilizzarla. Quindi elementale. La possiamo dare anche un altro. Ghiaccio. Vabbè. Allora, se dovete farvi un personaggio tutto magia, ragazzi, fate come ho fatto io. Vediamo una cosa, se è possibile. Se io metto... No, veleno, no. Terra... Vabbè, lasciamola perdere, elementale, a meno che... Ok. Facciamo uno scambio. Ok. Quindi qui dovrebbe esserci... Ruba non ci serve. Mettiamo Omni, togliamo Ruba e mettiamo Elementale. Dovrebbe fare adesso danno da ghiaccio. Perfetto. E adesso andiamo ad affrontare l'ultima parte di questo episodio. Curiamoci. Va bene così, ragazzi, dovremmo farcela. L'episodio è quasi giunto al termine, c'è la fase finale con tanto di boss. Cioè, come vedete, io non mi preoccupo se il video viene un po' più lungo o meno. Non mi interessa. L'importante è che l'inizio abbia un... il video abbia un inizio e una fine. E finirlo con un bello scontro contro un boss veramente difficile è spettacolare.
Se muoio, naturalmente stoppo il video, faccio una breve pausa e poi ci do giù. E qui avviene la prima apparizione di Sephiroth. Avevamo visto la spada a Midgard, però. Naturalmente non ci riconosce. Va bene. E quando parte questa musica dovremo affrontare gli esperimenti Yennova, che sono veramente un dito in quel posto. Già parte con stop. Proviamo lanciafiamme, voglio provare, anzi, la spada nuova. Non possiamo attaccare durante l'animazione. Mi serve fare uno scan di questo mostro, così almeno so cos'è debole, perché io non lo ricordo, ragazzi. Non mi andava di andare a controllare, ok. 211, poco. Molto poco. Vedete, possiamo fare un bel po' di attacchi, ma... Ah, vero, perché scan c'era... Yennova nascita. Ecco, questi laser, ragazzi, sono veramente seccanti. Adesso io lancerò un cura, perché questo attacco è veramente seccante. Però non ricordavo fosse così. Non ho... Lo faccio il male. Il doppio laser è una seccatura, quindi do una pozione a Tifa. E dovete attaccare come se non ci fosse un domani. E curarvi quando fa il triplo laser. Dovete dare cura a tutti i personaggi, almeno quasi a tutti. Proviamo adesso il fuoco. Mancato, per fortuna, ragazzi. Eppure quando lo giocai la prima volta su PlayStation 1 era un dito in culo, non so il perché mi è rimasto impresso. Cioè lo sto devastando. Perché odiavo questi attacchi. Vediamo se riesco a sconfiggerlo al primo colpo. Io è da tanto che non gioco, ragazzi, quindi è normale che vado sulla difensiva. Cazzo, l'ho devastato subito. Sì. Allora, livello 21, 18, 18, 19, no, 18. Avete visto come ho equipaggiato i miei personaggi? Anche con una spada più scarsa, con la spada precedente di Cloud, avrei potuto devastarlo. Abbiamo ottenuto un'altra materia rossa che è evocazione. Ok. Poi capiremo tutto, cosa sono Yennova, cos'è... Non vi preoccupate. La terra promessa, forse? Ci proverò. E questo è l'obiettivo di Sephiroth. Naturalmente. Yennova è la madre di Sephiroth. Prendete la materia prima di andare via, ragazzi, è importante. Ok. Potrei terminare qui l'episodio, ma preferisco farlo dopo, quando vado nel punto di salvataggio. Quando arriviamo al punto di salvataggio. Tanto fretta non ce n'è, ragazzi.
Lasciamo il continente per raggiungere l'altro continente. E adesso siamo a Costa del Sole. Lo vedremo nel prossimo video. A noi interessa soltanto salvare e basta. Perché adesso non ricordo dove è il punto di salvataggio. Ricordavo lo scontro con gli eroi, ma molto difficile, forse perché ero di livello più scarso. Ma se raggiungete il livello 20, andando a livellare nelle Mithril Cave da solo oppure anche con i vostri compagni, non dovreste avere grossi problemi. Ok. Poverino, a Barret lo prendono, lo perculano sempre. No, ma dai, è veramente... Presumo di sì. Poverino, gliene dicono di tutti i colori, è veramente... E infatti, usala come... Va bene. Sì, l'abbronzatura è piacevole. Ok, adesso dobbiamo andare a salvare, ma prima dovrebbe essere su un filmatino. Ragazzi, spero che vi piacciono questi video lunghi, almeno sul Final Fantasy VII. Perché sto indirizzando il canale su questa riga. Tutti video abbastanza pesantucci. Ok, impiego più tempo a caricarli, ma non mi interessa. Non mi va di fare tutte queste cose a pezzi soltanto per metterci la pubblicità, no. Poi il gioco è piacevole. Se il gioco è piacevole, un'ora, ragazzi, passa. E se a voi piace, non vedo perché non farlo. Poi se avete dei commenti, dei suggerimenti, soprattutto suggerimenti da dare, ben venga. Io apprezzo tantissimo quando commentate, è veramente una cosa bellissima. Quindi l'importante è farlo con educazione e rispetto. Ho visto questo e veramente siete bravissimi. Però non lo dico soltanto per fare leccaculo, perché se qualcuno pensa, ma tu ti vuoi allisciare gli iscritti, ragazzi, ma dai. Cioè, che siamo a scuola? Cioè, io dico quello che penso. E quando mi viene in mente, perché dopo aver affrontato quello schifo... Ok, adesso non ricordo dov'è il salvataggio, però credo che debba andare fuori dall'aria. Onde evitare di interagire con personaggi di questa zona, così nel prossimo video partiamo da qui, ci facciamo un breve giro e poi dritti all'avventura. In un'ora, 1 ora e 10, ragazzi, ma anche 50 minuti si fa tanto, ed è questo il bello. Voi venite nel mio canale, guardate il video, cazzo, 1 ora di video. Forse muore sempre, no, però avete una storia che è a livello di un telefilm. A me piace tantissimo. Adesso, prima di andare avanti, andiamo qui. Salviamo, ci salutiamo e nel prossimo video vi farò vedere tutto. Tutta Costa del Sole. Quindi ragazzi, termino qui questo video, spero vi sia piaciuto. Se è così e volete lasciare un mi piace, ben venga. Volete iscrivervi al canale? Fate pure, tanto caricherò video ogni giorno di natura variabile, come può uscire Medieval 2 Total. Oggi mi andava di giocare a Final Fantasy VII, però tenete sempre bene a mente che ogni serie che c'è sul canale io la porterò a termine. Posso impiegare, ci saranno mesi di pausa, per esempio Dark Souls 2 è da un bel po' di mesi che lo tengo in pausa. Lo riprenderò quando finirò almeno altri 2-3 titoli. E poi partirò spedito su Dark Souls 2, perché richiede veramente tanto impegno. Noi ci vediamo alla prossima e un saluto a tutti voi. Ciao a tutti!